negozio dove si diciamo ribaltare come la valorizzazione di che per la verità oggettivamente è diciamo la valorizzazione che il cielo studio è sostanziale per il gioco di mano, altrimenti quella analisi, quindi questa valorizzazione che per noi è importante teoricamente non è un elemento della valorizzazione perché lo riconosciamo da un valore. Ci fate un dicembre quando siamo tutti pronti, per favore. Ma sostanzialmente è il mio idea perché noi abbiamo un po' la stessa cosa. A prescindere. Ci siamo, siamo Alessio. Comunque si va. Siamo 3 minuti in anticipo rispetto a tutto, però va bene, eh? Dobbiamo partire, partire. No, nessuno ci siamo tra di noi, dobbiamo deciderlo noi, immagino. Come? Te lo invito? Sì, sì. Credo che lo Dai, andiamo Lorenzo. Siamo già detto a quattro. Ok, grazie per essere venuti. Conoscete il contenuto dell'incontro di oggi. Avete modo di parlarne con il vicepresidente Tagliavento, con il project manager Sergio Annibaldi. Lascio la parola al vicepresidente Tagliavento, prego. Allora, buongiorno a tutti, abbiamo l'occasione di parlare a seguito dell'amichevole di questa cosa che riteniamo importantissima fatta ieri. Ieri abbiamo ufficialmente depositato la proposta vincolante per l'area che ci interessa per costruire il nostro centro sportivo. È un progetto importantissimo che è comunque nella zona che voi conosciate già di Villa Palma, progetto fondamentale per la Ternana Calcio, fondamentale perché comunque è sicuramente coerente con il progetto stadio, ma comunque a parte, nel senso che comunque non è legato solamente a quello, perché questa è una cosa che a prescindere noi vogliamo assolutamente realizzare. Considerate poi nella proposta vincolante c'è pure la parte economica, ma anche in questo caso la parte economica abbiamo ritenuto opportuno modificarla alzandola rispetto all'ultima valorizzazione che il comune aveva dato, seppur magari il valore in sé per sé poteva essere più basso, noi comunque senza voler fare speculazioni particolari abbiamo comunque ritenuto opportuno per il valore che ha per noi quell'area, un valore che poi noi andremo incredibilmente a valorizzare in maniera esponenziale, abbiamo ritenuto opportune comunque nella proposta di fare una proposta appunto più alta di quello che era già stato fatto dal comune stesso nell'ultima valorizzazione che hanno dato. Per quanto riguarda tutti i tecnicismi, ovviamente ho sempre Sergio qui Annibaldi che vi parlerà della parte tecnica e poi dopo concluderemo con quello che saranno le vostre domande e le vostre curiosità su questa cosa qua. Noi ripetiamo, ristiamo investendo nuovamente sul territorio, è un progetto che
è fondamentale per la casa della Ternana Calcio, per quello che vogliamo fare, per le radici che vogliamo mettere già da tempo dette e credo dimostrate in più occasioni, malgrado che sento ogni tanto dire qualcosa, specialmente in questo periodo, però la proprietà, la presidenza, tutta la società vogliamo assolutamente radicarci con progetti seri, con progetti assolutamente seri, e questo ne è la dimostrazione. Sergio. Bene, allora, intanto come siamo arrivati a questa proposta? Siamo arrivati diciamo partendo da un problema che conoscete tutti, un problema ormai storico di mancanza di strutture. Sappiamo che da sempre la Ternana, che rappresenta la squadra diciamo professionista principale della città, che rappresenta la città nei campionati professionisti col suo trascorso goloso, aveva sempre questa lacuna, per cui da un punto di vista sportivo è un tema, come diceva Paolo, che a prescindere dalla necessità coerente con il progetto stadio è una problematica che dovevamo affrontare, che la società ha deciso di affrontare. Quindi oggi siamo qua, chiaramente come le cose fatte con lungimiranza, con programmazione, con studio, non è che è stato pensato dall'oggi al domani. Quindi siamo qua dopo aver passato, verificato una dozzina di location, dove aver dato una serie di valorizzazioni, di una serie di criteri a molte location legate a aspetti intrinsechi ed estrinsechi, legati alla posizione, legati allo spazio. Certamente lo spazio era fondamentale, fare un centro sportivo moderno che poteva essere, ambire ad essere un centro sportivo, di far crescere anche sportivamente la Ternana, doveva avere minimo 3 campi di calcio, quindi doveva avere uno spazio che non poteva essere minore di 7-8 ettari, destinato urbanisticamente a realizzare strutture sportive. Quindi abbiamo valutato una serie di location alla fine chiaramente abbiamo scelto quella che ha avuto i valori più alti di questi rilevatori di valutazione. Possiamo procedere con l'acquisizione di un'area, parliamo di un'area di proprietà dell'amministrazione comunale, quindi un'area pubblica. Possiamo procedere a questa proposta sulla scorta della previsione che ci dà il nuovo decreto legislativo 38 del 28 febbraio 2021, quello di semplificazione della legge Stati, che verrà utilizzato anche per il proseguo dell'iter dello stadio, che all'articolo 4,13 dà la possibilità alle società sportive di negoziare liberamente il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita con la pubblica amministrazione, addirittura chiaramente su aree disponibili del patrimonio urbanisticamente destinate alla realizzazione degli impianti sportivi. Lo stesso comma, proprio nella logica di agevolare la realizzazione e il completamento di strutture adeguate a far crescere sportivamente le società sportive, prevede anche che per qualsiasi ragione non imputabile alle società sportive, se entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo non si possono iniziare i lavori, quindi senza colpe imputabili alla società, la società può procedere alla riconsegna dell'area alla restituzione del corrispettivo. Questo per dirvi che c'è una volontà specifica del legislatore di far sì che poi queste cose possano essere velocemente attuate, proprio perché siamo in contesti dove velocemente cambiano i principi e le filosofie e gli approcci mentali, per cui quello che oggi vedo che è un elemento sostenibile e necessario debba essere attivato in tempi certi e veloci. La location è quella di Villa Palma, come vi ho detto è una location che noi abbiamo valutato insieme a tante altre, però ci garantiva sostanzialmente quello che sono i tre obiettivi all'interno di un centro sportivo secondo noi moderno che abbiamo iniziato a
a studiare, a valutare esperienze chiaramente, no? Anche copiando esperienze e capendo quelle che sono le condizioni. Sì. Una cosa importante quando dice che abbiamo scelto tra varie location, non è un lavoro che abbiamo iniziato già da svariati mesi a cercare la location giusta e abbiamo incontrato comunque anche altri comuni limitrofi dove ci hanno dato la possibilità in maniera estremamente entusiasta di farci vedere delle aree loro a disposizione, pressandoci pure per il fatto di volerle fare appositamente in quelle aree. Abbiamo comunque ritenuto opportuno e credo anche necessario dover fare l'area della nostra casa all'interno appunto del nostro comune. Questo era un passaggio che per me è notare, perché la normativa, quella che ti chiamavo prima, prevede che questa possibilità possa essere applicata sia per i comuni dove ha la sede la società sportiva, sia per i comuni limitrofi, quindi chiaramente la verifica è stata fatta a 360. Sono certo che questa cosa sia apprezzata sia dal comune nostro e anche dai tecnici che dovranno poi dare l'avallo finale. Sì, ritornando alle caratteristiche del centro sportivo, diciamo che noi ci siamo posti, valutando quelle che sono le altre esperienze, anche di carattere molto importante, molte società hanno investito o stanno investendo su centri sportivi di grande livello, abbiamo pensato che tre obiettivi che dovevamo andare a cogliere erano sicuramente questi: uno, il rispetto ambientale; due, il rispetto del paesaggio; tre, le due insieme con la terza, creare quindi le migliori condizioni per avere delle condizioni psicofisiche ideali per poter garantire agli atleti le condizioni migliori per poter migliorare l'attività poi sportiva che porta ai successi, che porta al compimento, no, di quello che è l'obiettivo delle società sportive. Chiaramente quindi dovevamo vedere qualcosa che doveva garantire, oltre che i campi di allenamento, oltre che le strutture per gli allenamenti, doveva garantire anche una forte presenza di natura, una forte presenza ambientale. E nello stesso tempo, in una logica di crescita che noi abbiamo attivato con lo stadio e con le scelte che la società sta portando avanti, chiaramente tutte legate a valutare qualitativamente, cioè di alzare il livello di scelta, proprio perché le scelte qualitative garantiscono il mantenimento poi nel tempo delle varie scelte appunto che vengono fatte. Quindi Villa Palma è un contesto, sicuramente lo conosciamo tutti, molto bello. Quindi a questo punto noi abbiamo fatto una preliminare verifica di quelle che sono le necessità, di quelle che sono le ambizioni, quindi in quel sito abbiamo rilevato la possibilità di poter realizzarci quello che è necessario, quindi vi ho anticipato sicuramente tre campi, ma poi anche tutta una serie di strutture legate all'attività sportiva di un centro moderno, quindi dalle palestre alle piscine alle condizioni di garantire anche un minimo di gestione della parte sanitaria, da un punto di vista del recupero degli atleti, da un punto di vista riabilitativo e anche da un punto di vista di poter portarci dentro anche un minimo di residence per i giocatori della Ternana, per il settore giovanile, per creare un centro che possa far crescere e poter garantire le migliori condizioni per poter essere anche attrattiva, no, nei confronti di atleti anche che in prospettiva possono essere il patrimonio della società. Ecco, questo è un po' l'aspetto procedimentale. L'ultima condizione che noi è fondamentale all'interno della proposta che abbiamo fatto, che sostanzialmente è vincolata al positivo riscontro di due elementi, che sono quello della determinazione della valutazione proposta e l'altra quella della variante urbanistica al PRG parte operativa,
che sostanzialmente stralcia l'area del comune dal comparto unico di Villa Palma in modo che possa essere attivata in maniera diretta, velocemente, no? In tempi certi, senza dover aspettare magari le legittime esigenze dei proprietari delle altre aree che stanno all'interno del comparto Villa Palma, che chiaramente avranno dei tempi e delle condizioni e delle richieste diverse da quelle che sono della Ternana, che in questo momento ha l'interesse di avviare velocemente almeno la realizzazione subito e immediata dei tre campi. Come dicevo prima, siamo partiti da una mancanza di strutture che è il vero problema, no? Noi abbiamo l'antistadio, dove è l'unico posto dove si può allenare la Ternana, che è 97/58, cioè è lontano molto pure dalle misure del 65-105 di un campo regolamentare, quindi il mister non può neanche fare degli schemi in un campo che abbia le condizioni di quelle che poi la domenica vanno a giocare, non solo dal punto di vista del fatto che siamo dovuti andare tutto il periodo di agosto ad Acqua Sparta per trovare condizioni, perché comunque pur cercando qualsiasi tipologia di possibilità qui non ce n'è. Poi la problematica degli impianti della nostra città la conosciamo ormai annosa, la conosciamo da tantissimi anni, quindi questa a una parte necessita, è molto più necessario questo che la punta da 30 gol, insomma riteniamo che questa cosa sia una parte fondamentale per la crescita della società, crescita che tutti quanti noi ci siamo prefissi e che vogliamo ottenere da quando ci siamo seduti con i progetti che poi spalleggiati ovviamente dalla nostra proprietà e dal nostro presidente. Allora, chiudo, chiaramente la proposta è a conclusione di un iter che è stato avviato il 14 maggio con una manifestazione di interesse che ha fatto la Ternana al Comune, che è stata recepita positivamente, prima con una risposta del sindaco che ci anticipava la volontà di arrivare a delibere di giunta e di indirizzo. C'è stata una delibera di giunta di indirizzo, che è questa del 21 luglio, dove sostanzialmente è stata rinnovata la positiva valutazione della nostra proposta e è stato dato mandato agli uffici di predisporre le condizioni ai fini di espletare le richieste, chiaramente chiedendoci a noi, ai fini del completamento dell'iter, la valutazione economica e le condizioni di urbanistica, di condizioni di accettazione dell'eventuale nostra proposta. Ecco, tutto questo si sta completando, adesso la palla è nelle mani del Comune, che con la nota di ieri ha la proposta vincolante, come diceva Paolo, e anche la proposta di variante urbanistica, che è sostanzialmente una variante solamente del PRG operativo, quindi una variante che può essere sostanzialmente definita in ambito di consiglio comunale. Noi abbiamo dato anche un cronoprogramma delle attività, un cronoprogramma che è stringente, però è in linea con le previsioni normative, per cui noi entro 30 giorni dalla presentazione ci aspettiamo che il Comune, con idoneo atto, dia seguito o meno alla nostra proposta, valutando la parte economica e facendo un atto di determinazione della variante che è alla base dei tempi certi di realizzazione del intervento. Perché poi, come sempre noi facciamo, nel momento in cui ce lo danno anche dopo 30 giorni, noi il 31esimo giorno cominciamo subito con l'attività successiva. Quindi questo è chiaramente c'è, come vi dicevo prima, uno studio ideogrammatico della filosofia e delle ipotesi da un punto di vista progettuale, che possono essere idonee a realizzare quello che ci abbiamo in testa, però chiaramente il progetto è successivo al momento in cui questa cosa diventa realtà, per cui si acquista l'area e quindi si iniziano a fare le attività da rilievo o propedeutiche per fare il progetto definitivo e poter iniziare le opere. Ecco. Domande?
Sì, avete fatto riferimento ai questi rilevatori di valutazione. Sì. Come mai il centro, insomma, Villa Palma spicca rispetto agli altri aree che avete I rilevatori sono circa 10 tipologie di rilevatori diversi che chiaramente andavano a verificare sia le caratteristiche, come dicevo, di carattere anche agronomo, di carattere, diciamo, ambientale, di esposizione, di dimensioni, e c'erano anche dei criteri anche legati alla location, alla vicinanza dello stadio, della sede, e anche e soprattutto quello legato alla, diciamo, valutazione da un punto di vista qualitativo del patrimonio, che poi diventa patrimonio della società, no? Perché un'altra cosa importantissima che è fondamentale per la città di Terni, credo, è che poi un centro sportivo della Ternana di grande qualità, ambientato molto bello, rimane qui nella città. Non è che poi uno va via e sposta il centro sportivo da un'altra parte. Quindi possono cambiare le società, possono cambiare diciamo, le condizioni, ma chiaramente il patrimonio della Ternana diventa quello, anzi è a garanzia della crescita sportiva avere il centro sportivo. Oggi abbiamo fatto diversi incontri anche con il direttore Leone, insomma, voglio dire, i giocatori di un certo livello, quando fanno le trattative, incominciano a chiedere: ma dove ci alleniamo, qual è il centro sportivo, come sono le condizioni, cioè, quindi è un elemento anche, no, questo attrattivo, di attrattività e di crescita della società. Nel momento in cui riceverete, ci auguriamo di vedere il benestare del comune che accetti la vostra offerta per la realizzazione, diciamo, per usufruire del centro stesso, quanto tempo passerà, se è possibile dare? Allora, su questo tema dobbiamo prima diciamo, dire che questa prima fase si deve concludere con un idoneo atto che diciamo, determina un impegno bilaterale, quindi del Comune. Dopodiché, chiaramente, siccome c'è una variante urbanistica, ci sono dei tempi tecnici per dar seguito a questa variante, quindi ci sono dei tempi di pubblicazione, eccetera, e noi abbiamo stimato in ulteriori 60 giorni dai 30 che eventualmente. Dopodiché si arriva alla firma del contratto di acquisto dell'area, dove ci sono 120 giorni per l'inizio dei lavori. Quindi diciamo che questo sono praticamente i 6-7 mesi che sono necessari per iniziare fisicamente i lavori. Nel frattempo noi avremmo diciamo, fatto tutta la progettazione definitiva e anche la decisione del cronoprogramma definitivo delle attività. Certamente il Presidente ha dato mandato immediato alla realizzazione. Quindi nei 120 giorni, noi il primo giorno dei 120 ovviamente cominceremo immediatamente. La necessità primaria è quella di fare i campi, poi la realizzazione di tutto il resto verrà step per step, perché vogliamo fare un qualcosa di veramente innovativo. Riguardo i tre campi e superfici? Stiamo valutando se farne tutti e tre in erba naturale o due in erba naturale e uno in semisintetico. Sintetico, nuova generazione. Esatto, probabilmente andremo probabilmente verso questa direzione. Sì, perché tecnicamente con i tre campi ipotizziamo una stagione molto piovosa, no? È necessario per preservare i due di avere la possibilità di allenarsi su una struttura che in qualsiasi condizioni meteo vi dia la possibilità comunque di preservare di lavorare. Una struttura a servizio e della prima squadra e dei settori giovanili praticamente. Sarebbe una struttura a servizio della prima squadra e probabilmente della primavera. Okay. E tre cambi avete detto, tre cambi, la priorità, questo sì. La priorità sono i tre cambi, questo significa che comunque il progetto nel suo insieme contempla anche altro tipo di strutture. Assolutamente, cioè, immagino, sì, ci saranno palestre, piscine, il ovviamente la possibilità di fare il convitto per la prima squadra, quindi albergo annesso, tutta una serie di... Siamo su 7.000 metri quadrati di... 7.600. Sì, esatto. 73.600, quindi 7 ettari e mezzo per realizzare. Lì ci possiamo fare tutto quello che un centro sportivo ha bisogno. In poche parole, è non altro che lo spostamento di ciò che precedentemente era previsto nell'area di
il 20 settembre. Beh no, qui è circa il doppio l'area, quindi mentre lì eravamo, io l'ho visto, la mancanza di partenza di quel progetto era assolutamente legata a questa problematica, che lì di campi ce ne venivano due, che la struttura delle camere forse non arrivavano a 25, che tutta una serie di cose. Una squadra ne ha bisogno minimo di 3, le camere devono essere minimo 30, ci devono essere palestre, tutto. Cioè devi entrare lì dentro il martedì e devi avere la possibilità di uscire da lì il giorno della partita, e ci deve essere tutto quello di cui una squadra ha bisogno per tutta la settimana. Quindi questo deve essere, e là la problematica di quel centro lì era questo, che non si riusciva a trovare per gli spazi un po'. Era comunque qualcosa di realizzabile, ma non a questa tipologia. Ho un paio di curiosità, sempre tecniche, più che altro anche vedendo quello che è successo per altre cose non solo sportive. Se servirà una conferenza di servizi per la variante, e due, mi sono andato a vedere un attimo l'area, lì è evidente che andrà fatto anche un certo tipo di lavoro sulla viabilità, presumo, vista la zona. E, tre, non l'avete citato evidentemente, non so se non potete dirlo in questa fase, a quanto ammonta la valutazione a questo punto? Allora, io intanto rispondo alle prime due. Allora, da un punto di vista di procedura, questa è una procedura che si diciamo che ha come elemento sostanziale, come dicevo prima, la variante urbanistica della parte operativa. La variante urbanistica della parte operativa non rientra in valutazione di conferenza di servizi, è una variante della parte operativa, quindi sostanzialmente in realtà è solamente una variante delle NTA, cioè delle norme tecniche di attuazione, che sostanzialmente prevede la possibilità di poter attuare questo comparto autonomamente, con concessione diretta. Quindi è una variante che chiaramente fa leader della variante urbanistica, commissioni, giunta, consiglio, adozione, pubblicazione e quindi poi approvazione. Viabilità. Allora, noi per quanto riguarda la viabilità, siccome quell'area era un'area destinata nella programmazione del comune a area sportiva, io ho anche visto, ho studiato il piano attuativo che all'epoca era stato approvato, che è decaduto, quello di Villa Palma, no? Che era un comparto unico, no? Dove era stata ipotizzata da chi è che aveva presentato questo piano attuativo là sopra la realizzazione di una serie di infrastrutture molto importanti, palazzetti, campi, e chiaramente diciamo, sia l'amministrazione comunale che aveva fatto la pianificazione urbanistica, sia che aveva presentato il progetto attuativo, non aveva previsto viabilità diversa da quella esistente per quanto riguarda quell'area verde, mentre c'era una previsione di piano di nuova viabilità che andava a servire, diciamo, la parte importante dei 40.000 metri cubi di residenziale, della parte della villa e di tutto il resto. Quindi, diciamo, noi non modifichiamo la previsione, diciamo, infrastrutturale con l'ambizione di chiaramente di poterla migliorare, perché c'è una viabilità interna al comparto. E sostanzialmente la cosa importante qual è? Che invece di essere un centro sportivo come era stato pensato nella programmazione, nella pianificazione urbanistica, per tutto questo è un centro sportivo privato. Quindi sostanzialmente noi non andiamo neanche a portare un incremento di chiaramente di mobilità, no? Perché è un centro sportivo privato. Realizzeremo certamente quello che è nei vincoli, che manterremo tali, noi non modifichiamo assolutamente i vincoli di PRG se non quello dell'attuazione, e noi chiaramente realizzeremo tutte quelle che sono gli standard, le predisposizioni che prevede le NTA a seconda delle superfici che faremo, quindi dai parcheggi al verde, cioè tutto quello che riguarda gli aspetti, diciamo, da un punto di vista di prescrizione di standard li manterremo. Per quanto riguarda la parte infrastrutturale manterremo, senza cambiare destinazione, anzi migliorandola perché diventa un centro privato, quello che è l'attuale dotazione, con l'obiettivo chiaramente di essere disponibili a qualsiasi altro tipo di valutazione, di miglioramento, magari domani con l'altro comparto, insomma questo è evidente. Anche perché arrivarci col pullman lì è difficile. Però c'è una viabilità che in questo momento non è stata considerata, che probabilmente è già fatta, che è quella che passa da dietro il tulipano.
passando dietro il Tulipano c'è un intervento di edilizia privata dove è stato lasciato proprio l'ampiezza perché c'era la previsione di una viabilità, c'è l'angolo, una curva che è un pochino scomoda, che chiaramente noi potremmo a nostro carico migliorare, cioè tutto quello che è migliorabile, cioè, e chiaramente ci permette di poter arrivare in quelle condizioni. Tenete conto che essendo privato chiaramente il pullman va in maniera sporadica, no? Quindi diciamo che non è una condizione diciamo ordinaria, però ecco, chiaramente immaginate, no, se chi ha pianificato diciamo, l'ha ritenuto adeguato e congruo, facendo un centro che era fortemente diciamo, con presenza di pubblico, un centro privato chiaramente è molto meno impattante. Ma dice, la vicinanza con il raccordo, quindi magari sta magari un domani un sistema. Questi sono temi che affronteremo, sono temi che affronteremo. Voi dovete considerare che una parte della pianificazione, una parte della pianificazione prevista proprio da PRG prevede nella parte diciamo che proprio confina con il raccordo, perché l'area sostanzialmente confina, c'è l'area per quindi destinata, quindi ecco forse la programmazione di chi ha pianificato all'epoca PRG, c'è l'area dei parcheggi con la viabilità che sono parallele al raccordo. Si potrebbe ragionare in tal senso, non è una cosa semplice perché capite che andare a innestarsi in una viabilità secondaria su una viabilità, però diciamo sono ragionamenti che state tranquilli che affronteremo tutti con un approfondimento e una diciamo uno studio sicuramente adeguato. Questo lo faremo. No, la sovrintendenza per caso ha già risposto in merito alla valutazione. No, ho detto rispondo alle prime due, la terza la lascio a Paolo. No, no, questa era un'altra domanda, non era la questa. La terza era l'aspetto economico, se potete dirci la valutazione. Per quanto riguarda l'aspetto economico, poi magari saranno gli organi competenti una volta che avranno avallato che sia la proposta. L'unica cosa che ti posso garantire è che malgrado se noi avessimo fatto fare da un tecnico una rivalorizzazione rispetto a quella che avevano fatto loro, sarebbe stata per certo una rivalorizzazione in ribasso rispetto alla cifra loro, perché comunque quando avevano valorizzato c'era un mercato completamente diverso da quello che è adesso, che sappiamo tutti quello che è il mercato. Malgrado questo non l'abbiamo lasciato uguale, ma l'abbiamo comunque aumentata, perché l'ultima cosa che vuole, ma proprio il presidente, l'ultima cosa che vuole è far credere solamente ad una singola persona che noi avremmo potuto speculare su qualcosa di proprietà, che invece, di proprietà del comune, di tutti i Ternani, ma che cosa invece non vogliamo assolutamente che nessuno pensi. E mettere anche nella in difficoltà, tra virgolette, in difficoltà comunque chi deve decidere per questa cosa, per fargli capire che questa è una cosa che non possiamo ulteriormente veramente farci sfuggire. Sì, aggiungo solamente questo, ecco, quello, se oggi noi dovessimo andare a fare una valutazione, una stima, no? Diciamo oggettiva di un'area, la dovremmo valutare per le sue caratteristiche, no? Voi pensate che quella è un'area cosiddetta FD4, no? Diciamo sostanzialmente il 90% della destinazione è quella FD4. FD4 è una destinazione per verde, sport e attrezzature sportive, che ce ne sono diverse all'interno del PRG, chiaramente non di dimensioni come queste, ma non sono state attivate praticamente nessuna, cioè è evidente che è un'area che non ha questo mercato, e nello stesso tempo il mercato immobiliare, dalla valutazione che diceva Paolo, che parliamo di anni dove c'era il boom del mercato immobiliare, che ha determinato, no, qualcuno che aveva pensato di realizzare 40.000 metri cubi a Villa Palma, quindi quanto si pensava che il mercato immobiliare era all'apice, oggi sarebbe una valutazione che forse è la metà di quello che ne abbiamo posto. Però proprio per quella logica, dove noi riteniamo che la Ternana ha una diciamo, caratteristica istituzionale come quella del comune, cioè rappresenta la città, e che però chiaramente per la Ternana il centro sportivo è diciamo, come dire, fondamentale, noi abbiamo deciso di ribaltare la valorizzazione personale della Ternana sull'area nella valutazione del comune. Quindi abbiamo fatto questo tipo di valutazione, diciamo, come dire, valorizzando l'area del comune. Quindi nella nostra nota c'è proprio scritto questo, che abbiamo teso a valorizzare l'area comunale. Premetto che la mia domanda non fa parte di questo argomento odierno, però è inevitabile vedervi insieme, la mente torna
al progetto, diciamo, dello stadio. Quindi chiedo a Paolo, in qualità di rappresentante massimo della società, e a lei come professionista che ha curato tutto quello splendido progetto, un aggiornamento sulla situazione stadio. Ma l'aggiornamento è quello che ormai sappiamo tutti, che entro ottobre, fine ottobre, noi presenteremo il progetto definitivo, si chiama, no? Definitivo. Ok, il progetto definitivo in regione. A quel punto, come dicevamo sempre, la palla passa alla regione, ci siamo dati ottobre come tempistica, e a quel punto poi i tecnici stanno lavorando a un progetto definitivo, quindi progetto definitivo, sapete meglio di me, è un progetto che intende dire che la presa della corrente starà vicino alla porta, e quindi è un lavoro abnorme di stadio e clinica, quindi è un lavoro che i tecnici stanno facendo in maniera abnorme, poi gliel'abbiamo consegnato a luglio-agosto, ma però queste un pochino sono le... Sì, c'è anche un tema che noi stiamo diciamo analizzando, che voi sapete nella conferenza dei servizi, la conoscete tutti, si è chiuse con... diciamo dichiarazione di pubblico interesse da parte del comune, chiaramente a seguito della conferenza dei servizi preliminari, che ha dato tutta una serie di prescrizioni, e quindi stiamo anche valutando tutte queste prescrizioni, che sarà oggetto anche di una interlocuzione, perché in quelle prescrizioni ci sono tutta una serie pure di richieste diciamo tra virgolette aggiuntive alla Ternana, per cui diciamo così, ecco il termine, con l'occasione ci sarebbe anche da fare questo, se lo fai, la viabilità, insomma stiamo facendo una serie di valutazioni che chiaramente sono, come diceva Paolo, di un progetto di FIO, quindi molto importante. Il Presidente diciamo ha dato la disponibilità anche a fare un incontro con la Regione, che sarebbe di buon auspicio, perché per quanto riguarda l'aspetto diciamo clinica, diciamo sarebbe opportuno, no? Come tutti ci siamo detti, come tutti hanno detto, di aprire questo dialogo anche di carattere tecnico, no? Procedimentale, no? Non di carattere diciamo politico con la Regione. Devo dire, questo non ci eravamo preparati su questo tema, ma no, era chiaramente... No, mi scuso, ma penso... Volevo aggiungere una cosa, a prescindere dal tema dell'avanzamento e dal tema dei tempi di realizzazione, delle necessarie risposte, delle prerogative che sono tutte quante legittime di chi è che dovrà decidere, valutare, eccetera, eccetera. Quello che volevo dirvi è questo: nel tempo che è passato tra dopo l'approvazione del progetto della dichiarazione di pubblica utilità, con Paolo siamo stati contattati, soprattutto Paolo, chiaramente la Ternana, siamo stati contattati da molti, ma molti professionisti, anche diciamo devo dire anche qualche arte star, che ci ha fatto anche piacere questa cosa, e anche e soprattutto da strutture che realizzano stadi ad altissimo livello di tutte le parti, addirittura anche non nazionali. Addirittura abbiamo avuto anche contatto con una società che ha realizzato il Bandanara, per dire, quindi diciamo. Vi volevo fare questa sintesi: è emerso un interesse enorme e anche diciamo, come dire, una valutazione, come dire, che ci ha lusingato un po', dire, ma è una genialità quella proposta, cioè quella di poter realizzare un'opera pubblica, struttura pubblica allo stadio, che chiaramente sappiamo deve trovare degli elementi di sostenibilità, no? Di ricavi che non possono essere, come tutti sapete, non sono stati. E questo elemento, una parte importante, è stato pensato con un'altra opera che ha interesse pubblico, che è proprio la sanità, no? Quindi diciamo che questa idea fuori dalla nostra regione è stata vista come una genialità, no? Ma come, cioè, è una cosa che veramente molti stanno aspettando, per dire, è un intervento che forse potremmo copiare, no? Ma adesso con tutta diciamo la modestia, no? Però è così, questo è un tema. Si intuiva dal progetto, sì, sì, ecco, questo dillo te, Paolo, sì, è una cosa, molto, un tema che a noi, a me e a noi
faceva estremamente piacere, abbiamo cominciato trovando terreno fertile ad avere qualche approccio con la nostra azienda madre che è l'AST, che avremmo potuto realizzare parte nella città madre della Ternana Calcio e dell'azienda più grande, credo, che stia in Italia se non in Europa, per realizzare tutta la parte, tutto il guscio estetico in collaborazione con l'asta, e sarebbe qualcosa di unico, insomma. Io non so se voi sapete che AST ha partecipato, e forse se non c'erano elementi di natura locale che hanno fatto la differenza, alla gara per la realizzazione dello stadio del Real Madrid, che forse secondo me è il più bello stadio in questo momento, che è bellissimo, tutto in acciaio. E quindi AST è stato in una fase molto molto avanzata, è rimasto in due e ha vinto quella locale. No, però AST ha fatto un progetto che ho visto bellissimo. Ecco, qui l'idea che noi gli abbiamo lanciato, e che, come diceva Paolo, è avuto, è quello di poter far diventare lo stadio insieme con AST non solo lo stadio, no, nuovo, ma sostanzialmente un punto di riconoscimento della città, un monumento alla città. Quando uno entra a Terni, che cosa la caratterizza Terni? La caratterizza l'acciaio e la Ternana, che diciamo sostanzialmente dovrebbe avere quel carattere di acciaio che no, dovrebbe caratterizzare, che caratterizza, no, dovrebbe, che caratterizzano i Ternani, no? Quindi diciamo che avere un elemento di riconoscimento, no, chiaro, certo, diventa un elemento anche quello di attrattività, un elemento che non è più solamente lo stadio, ma diventa un elemento come un qualsiasi città o un suo monumento che la riconosce fuori, no? Fuori dai propri confini, fuori dalle proprie. E quindi tutto questo per dirvi che è un lavoro che si sta facendo, è un lavoro complesso. Paolo parlava di ottobre, speriamo, perché poi quando andiamo a dialogare con Regione, andiamo a dialogare con Comune, chiaramente, no? Diciamo, ci sono una serie di... Però statene certi che stiamo lavorando e che il lavoro, nei tempi necessari per fare un lavoro come si deve, per mettere nelle condizioni di poter essere analizzato sostanzialmente per la sua bontà, no? E non avere nessun tipo di elemento per cui uno può averci la giustificazione, no? Di poter essere, no? Di non poter approvare, noi ce la mettiamo e ce la metteremo. Grazie. Okay. Ultime due cose, una per argomento mi taccio, quella a cui facevo prima cenno della soprintendenza, perché ho letto da un documento istruttorio che ovviamente per motivi paesaggistici ci sono due ruderi, credo, di oltre 70 anni in quell'area. Ovviamente entra in... Però non è un vincolo di carattere storico, no, è questo. Quella previsione che trovate anche nella delibera di indirizzo è una previsione diciamo ordinaria, cioè tutti gli immobili che hanno oltre 70 anni devono aver scontato la verifica di interesse storico. Chiaramente sono dei casali, come stanno in tutta, no, sono residuali, no, diciamo, di edilizia rurale, no? Quindi, però chiaramente formalmente devono scontare la verifica di interesse e eventuale prelazione nell'acquisizione, però questa è una formalità, non è che oggi la sovrintendenza ha posto un vincolo storico oppure c'è un vincolo, no, c'è un ragionamento, come dicevo prima, di carattere paesaggistico interessante, importante, che noi terremo conto, ma perché già nelle nostre tre obiettivi che vi avevo detto, quello insomma legato all'interesse paesaggistico, all'ambiente ambientale e le qualità psicofisiche, in modo tale che non sia solo campo di allenamento ma che ci sia natura e che crea tutte quelle condizioni di potersi allenare nelle migliori condizioni e di poter dare il massimo, no? Cioè, era già nei nostri diciamo approcci filosofici. Oh, e l'altro, se rispetto al come dire, la cronoprogramma procedurale per lo stadio, intendo, se non sbaglio al The Space fu detto che si sarebbe fatto in circa 15 mesi con conclusione di questa fase per agosto 2022. Se dopo 8 mesi dall'inizio della procedura siamo ancora, ecco, in quella tempistica.
la tempistica di costruzione, se non, ecco, passa uno dei tempi, se non incrementiamo ulteriori investimenti, come in realtà invece magari nelle prescrizioni sono richiesti, si confermano quelli sono stati studiati in base a un cronoprogramma delle attività lavorative specificatamente. È chiaro che se dobbiamo fare altri n milioni o n quantità di opere, proporzionalmente va bene. Grazie.